Allora, il video che stasera è stato proiettato dai ragazzi del Bassolino e Lampari, a mio modo di vedere, ha avuto tre grandissimi meriti. Il primo, quello di aver sintetizzato veramente i momenti proprio più accesi che si sono verificati a quel cancello. Quindi io penso che qualsiasi giornalista dotato di un minimo, diciamo, di buon senso, che non riceve, non si limita semplicemente a diciamo pubblicare il comunicato stampa così come gli viene passato, adesso può un po' farsi un'idea rispetto a quelle che sono state le situazioni. Il video integrale durava ore, non è stato trasmesso perché sarebbe stata una noia mortale, visto che tutto si è svolto in un clima straordinariamente pacifico e civile. Ha messo poi in evidenza anche lo stato delle strade e soprattutto, terzo punto, ha fatto evincere quella che è la realtà, perché è evidente che qualsiasi siano le posizioni di questo tavolo e i comunicati che emette non possono che essere antitetiche a quella delle BECO-RSL. Però il video è un documento assolutamente inoppugnabile, fa vedere la realtà esattamente per come la si è esposta. Ho apprezzato le domande che il sindaco Sero stasera ha posto, ma io ne aggiungo un'altra, qualche altra brevemente. Allora, la prima è: come mai un organo di controllo, no, in linea di massima non può effettuare il suo controllo con la, chiamiamola, sovrintendenza dei sindaci? Cioè, in linea di massima è evidente che l'ARPA che l'è venuto là a fare un controllo, e su questo ci siamo. Appunto, se io fossi un privato e non ho nulla da nascondere e non ho nessun tipo di problema, dovrei essere felice che i sindaci mi chiedono di entrare lì. Ed io, che ero lì presente ed ero testimone, posso dire che i sindaci gli hanno fatto qualsiasi tipo di proposta, cioè entriamo noi sindaci senza i tre tecnici, entra il sindaco con i tecnici, entra. L'unica cosa che gli è stato chiesto: non può entrare solo il sindaco, perché solo il sindaco non ha lui per sua stessa missione quelle competenze tali per poter aderire. Non c'è stata ragione. E tra l'altro, come mai si decide di far nascere una discarica in un luogo improbabile? Anche questa è un'altra domanda. E come mai questo luogo è difficilmente raggiungibile? Allora, io con queste domande non voglio né incentivare la cultura del sospetto né quella delle dietrologie, eccetera. Però credo che certamente questo mancato clima di chiarezza da parte soprattutto della proprietà possa far sì che noi, ecco, possiamo essere tranquilli, sereni. Ed io ho anche ammirato moltissimo stasera l'intervento del sindaco Aiello, perché ha detto una cosa che condivido assolutamente, cioè tutto ciò nasce anche dalla responsabilità, dalla condiscendenza di una regione Calabria che assolutamente ha dei demeriti terribili in questa situazione, delle responsabilità terribili in questa situazione, e le dobbiamo fare vincere, ovviamente. E lui ha sparato alto dicendo: sequestrata la discarica. Io concludo il mio intervento dicendo questo. Innanzitutto, il sindaco di Crosi ha detto un'altra cosa che condivido, e cioè adesso hanno chiuso la discarica di Bucita, probabilmente per aumentare delle pressioni, che è un po' quello che nella precedente conferenza stampa di qualche giorno fa paventava Flavio Nisticolo. Diceva nel suo intervento, diceva: vedete che mo chiudono la discarica di Bucica e succede questa cosa. Cioè, evidentemente dobbiamo riconoscere a Flavio Nisticolo anche delle doti di chiaroveggenza che sono assolutamente straordinarie. Ma diciamo, il sindaco Aiello ha anche sparato altro, suggerendo al suo collega di sequestrare la discarica. Magari è eccessivo, però io spero che al prossimo tavolo permanente noi avremo finalmente un'ordinanza per la chiusura di questa strada, sindaco Salvato, con una bella relazione tecnica che condivido, perché più precisi si è e meglio è, e così cominciamo nel piccolo a dare un segnale concreto rispetto a questa situazione. Grazie.